Buongiorno a tutti ragazzi! Oggi faremo per la prima volta la potente gustazione della Peroni. Peronami tutto. Io non ho mai provato per la prima volta, che casco sto dicendo! Una birra di quelle, insomma, normale, cioè perché Peroni per me, cioè, birra casuale, generica, pazzerello, topo, agnello, viva il castello. Per me, sempre la prima volta in 18 anni non ho mai provato una birra a parte una tipo vodka strana all'albicocca, non ve l'ho già detto. Se vi ricordate, bravi. Se non vi ricordate, bravi. Se invece. Proviamo questa birretta, pazzerina. In teoria non è una birra, però. È una birra. Si chiama. Spizzo spizzo della Peroni. E anche lo do. Raga. Particolare, allora è molto amaro. Finalmente posso ubriacarmi anch'io. Scherzo, bambini, mi raccomando. Bevete, scherzo, non bevete responsabilmente. Cioè, nel senso, bevete però responsabilmente. Non bevete, non bevete. Meglio se non bevete. Oh, raga, uno dei colori più. Guarda qua. Color piscio, madonna verde. Questo è piscio duro, eh. Questo è piscio che piccione fresco. Madonna, che sto vedendo. L'emozione della prima birra. L'ho chiesto. Sì, okay. Me lo sono chiesto. Allora, cioè, sono già ubriaco prima della birra. Pensate un po'. Guarda. Carino, ecco, sì, la schiumetta. Ora scoprirò che sapore ha. Perché non l'ho mai assaggiato. Non perché io. Perché proprio non volevo assaggiarla. Devo aspettare questo momento per degustare questa prelibanza. Siamo pronti, siamo carichi. Ok. Peroni, quindi è la mia prima birra in assoluto. Finalmente, dopo 18 anni, posso dirlo. Assaggia. Allora, è strano. Leggermente amaro. Non so se sa di fragolino. Allora, è difficile descrivere il sapore della birra quando non l'hai mai provato, vero bambini? Vero? Porca di quei. Allora. Cioè. Se si fa con l'oliva dovrebbe sapere di olive, ma non. Cioè, uva volevo dire, scusate amici napoletani. Dovrebbe sapere di uva, ma non sa di uva. Ma è amara all'inizio, Madonna. Ora la bevo tutta, poi vi dico i miei pensieri. Indiscutibilmente italiano. Raga, non sono riuscito a berla tutta, mi faceva troppo cagare. Cioè, è amara. Cioè. Non è, io pensavo che sapesse di quel tipo Red Bull, ma molto fragolosa, leggermente amara. Non so se capite, non provatevi, non ho capito neanch'io. So fa cacare. Cioè, non so se è una cosa buona, perché in teoria bere fa male. E ve lo dice uno che si è appena succhiato il dito. Però, mi aspettavo ci fosse così schifo. No, Madonna, non riesco neanche a gustarla, fa cacare. Poi, perché che senti in bocca non è quello che senti tipo annusando i drogati per strada, no? È molto diverso, sai, molto più amaro. Aspetta che mi risciacquo la bocca con come si chiama? La papera di prima. Alzo il voto 7 più, grazie per avermi riaddolcito la gola. Raga, per la Peroni, non bombardatemi casa, per me è un 4 più. Per ora che non sono ancora. No, 4 meno, 4 meno, poi col tempo forse mi abituerò.
Spero di no, perché bere, bambini, non bevete mai, anche perché non potete bere. Vabbè, ciao, al prossimo video, buona serata.